L'altra volta abbiamo visto i teoremi sulla risoluzione dei triangoli, qualsiasi quegli scaleni, il teorema dell'area, il teorema dei seni, il teorema del coseno e il teorema della corda. D'accordo? Oggi vediamo qualche esempio di come si usano quelle proprietà. Per esempio, supponete, perdonate il mio disegno che sarà sicuramente orribile, questo è il terreno, e qui c'è una montagna. Supponete di dover misurare, siete un geografo esploratore che va a esplorare un territorio, dovete misurare la testa di una montagna, un rilevamento topografico. Come fa un geografo a misurare la distanza di una montagna? Anche la misura è inaccessibile, non è detto che ci va. Interessa sapere questa altezza. Una tecnica abbastanza semplice è la seguente. Chiamiamo il primo punto di osservazione A. L'esploratore con suo seguito, da A osserva la vetta della montagna, chiamiamola C, e la osserva rispetto all'orizzonte con un angolo, chiamiamolo alfa. Esiste uno strumento, c'è una teodolite, c'è proprio un cannocchialino, che a seconda di dove lo puntate vi dice quanto è alto rispetto all'alzo 0, quindi riuscite facilmente a misurare quell'angolo. Ok? Questa è una misura facile, voglio dire. Poi l'esploratore si sposta in un altro punto, B, e ripete la stessa misura, cioè riosserva la vetta, stavolta sotto un angolo beta. E ovviamente conosce la distanza tra A e B. Diciamo che AB è un chilometro. Il primo rilevamento alfa misura 26 gradi, il secondo rilevamento beta, anzi chiamiamolo beta primo perché l'angolo esterno è il triangolo che poi ci serve, beta primo 40 gradi. Quant'è H? Ok? Beh, abbiamo il triangolo A, B, C, di cui conosciamo un lato, AB, e due angoli adesso adiacenti, alfa e beta. Beta è più 180 meno beta primo, misura 120 gradi. È chiaro, l'angolo interno del CB è il supplementare di beta primo. Mi serve l'altezza di questo triangolo. Beh, cosa proponete? Scusami, 140, perché era 40 gradi, avevo pensato 60, non so per quale ragione. Certo. Il teorema del seno. Il teorema dei seni. Possiamo utilizzare il teorema dei seni per misurare, per esempio, AC, per calcolare AC. Perché il rapporto tra AB e sen gamma, gamma è l'angolo in C, questo, ha lo stesso valore che il rapporto tra AC e sen beta. Ogni lato è proporzionale al seno dell'angolo opposto. Quindi AB fratto il seno di gamma, l'angolo in C,
ha lo stesso valore che AC fratto il seno di beta. AC non lo conosciamo, quindi AC vale AB per sen beta fratto sen gamma. Quindi questo è un chilometro per il seno di 160 gradi, 140 gradi. Fratto il seno di alfa così era 24, mi pare. 26. No, gamma mi serviva, chiedo scusa. Gamma non l'ho calcolato ancora. Gamma lo otteniamo dalla differenza tra 180 meno alfa meno beta. Ok? Allora, alfa e beta insieme fanno 166 gradi, 180 sono... 146. 100... No, alfa e beta, 140 più 26, 166. Quindi gamma è uguale a 180 meno alfa più beta, 180 meno 166, 14 gradi. Quindi sen gamma è sen 14 gradi e otteniamo meno di un chilometro il seno di 140 0,6 4 2 7 8 eccetera, seno di 14 0,2 4 1 9 eccetera, mi fa il calcolo esatto. Seno di 5 circa, 1.46. Fatene anche voi. Adesso conosciamo quant'è AC.
non abbiamo ancora risolto l'esercizio, perché a noi serve l'altezza della montagna. Però in questo caso, chiamiamo H questo punto, il triangolo AHC è rettangolo, quindi l'altezza, che è il cateto opposto ad alfa, vale AC per sen alfa, per esempio. Ok? Quindi devi fare il disegno, qui c'è A, C, H, conosco alfa, alfa 26 gradi, se non mi ricordo male, AC abbiamo appena misurato 2,65 km, quindi CH, che è l'altezza, vale AC, ipotenusa del triangolo, per il seno dell'angolo alfa. Quindi 2,65 per il seno di 26, 1,16. Quindi 1160 metri circa. Ok? Quindi chiaro? Questo non è che l'avete usato per misurare l'altezza anche di punti non facilmente raggiungibili. Se conosciamo due lati l'angolo testi, compresi su due lati remo della superficie, poi della superficie si risolve l'altezza del numero stesso. Presumi, sì. Ti vuoi calcolare l'area del triangolo? Ah, sì. Vedendo per la base, si poteva fare. Domande? Facciamo un altro esercizio. Siete degli astronauti in orbita o in volo, meglio attorno alla Terra. Okay. Questa è la Terra. E dall'oblò della vostra navicella, osservate la Terra e la vedete, voi che siete qui, nelle sue dimensioni angolari, della sua apertura, sotto un angolo alfa di 10 gradi, punto A, dove c'è la vostra astronave. La Terra è grande 10 gradi rispetto al vostro occhio. Quant'è la vostra distanza dalla Terra? Chiamo questo O. Quanto misura a O? Chiaramente più l'angolo è piccolo, sempre è piccolo, siete molto lontani. Se l'angolo è grande, siete vicini. Di solito questo dato, il raggio terrestre R è 6.400 km circa. Se prendo il punto in cui il mio raggio di vista è tangente alla superficie terrestre, prendiamo sempre il punto B, questo triangolo è un triangolo rettangolo A. O, B è un triangolo rettangolo perché abbiamo visto sul tempo che la tangente alla circonferenza è perpendicolare al raggio. Ok? Però attenzione, l'angolo A, O, anzi A, B, O, A, B è alfa mezzi, è la metà o A è bisettrice. Quindi
la distanza AO è l'ipotenusa del triangolo rettangolo AOB. Conosco il cateto opposto ad alfa mezzi, mi interessa il cateto l'ipotenusa A. Sì o no? Quindi fatemi cambiare foglia, ridisegno, creo A alfa mezzi B, questo era R, AO l'ipotenusa e AO moltiplicata per il seno di alfa mezzi mi dà R. L'ipotenusa per il seno dell'angolo opposto mi dà il cateto opposto. D'accordo? Quindi la distanza dell'astronave dal centro della Terra vale il raggio terrestre diviso il seno delle dimensioni angolari della Terra diviso per 2. Quindi 6.400 km diviso il seno di 5 gradi nel caso nostro. E viene 73.431.8 km. Che corrisponde a circa 11.5 raggi terrestri. Siete lontani dalla Terra per quasi 11 volte il medio del suo raggio. Per esempio, tutto chiaro? Chi di voi va in barca a vela? Bene, altro esercizio. Questo è il mare con le onde, qui c'è la costa. E vi trovate al largo di Trieste, supponete che qui c'è, ci sia il faro. Okay. E voi siete qua in barchetta. Perdonate il mio disegno, vi prego. Osservate la cima del faro, la sommità del faro. A, D e C è la verticale sul faro dove tocca là. Sapete che l'altezza del vetro del faro sulla riva dell'acqua è di quanto sarà alto il faro rispetto all'acqua? Centinaia di metri, 150 metri. Sì, no? Diciamo, siamo finiti che siano 100 metri. Ok? E vedete il faro, il punto B, quindi su un angolo alfa di 20 gradi. Quant'è la vostra distanza dalla costa? Anche qui il triangolo, in questo caso è semplice perché è rettangolo,
AC è il cateto adiacente ad alfa, conosco BC cateto opposto, lo so che cateto opposto diviso cateto adiacente è la tangente dell'angolo alfa. Triangolo rettangolo, cateto opposto diviso cateto adiacente, tangente dell'angolo. Quindi AC vale il cateto opposto BC fratto la tangente dell'angolo. In questo caso sono 100 metri diviso la tangente di 20 gradi. Che dà 275 metri. Non siamo molto lontani dalla costa. Ok? Tutto chiaro? Altro problema di navigazione. Supponiamo questa è una carta nautica, cioè una qui c'è il porto A, dal porto A escono in mare due navi. La nave 1, anzi no, il porto chiamiamolo O. Eccoci la nave A e la nave B. Questa è la rotta della nave A, questa è la rotta della nave B. Tra le due rotte formano un angolo alfa che misura 115 gradi circa. La nave A mantiene una velocità approssimativamente costante di VA 12 nodi, cioè 12 miglia nautiche per ora. Un miglio nautico, miglio 1,852 chilometri, 1852 metri circa. La nave B sembrava forse un pochino più veloce, 15 nodi, quindi 15 miglia nautiche ogni ora. Dopo 3 ore, quant'è la distanza tra le due navi? Quanto si sono allontanate l'una dall'altra dopo 3 ore di navigazione? Che qual è questa lunghezza? Qui è abbastanza semplice perché del triangolo OAB conosco l'angolo in O, l'angolo alfa. Posso conoscere la lunghezza OA e posso conoscere la lunghezza OB. È sufficiente moltiplicare la velocità per il tempo trascorso. Okay. Dopo 3 ore A dista dal porto 12 miglia per 3, 36 miglia, mentre B dista dal porto 45 miglia. No. Quindi conosco dei triangoli, due lati e l'angolo compreso tra questi. Conosco OA, OB e A. Ergo, uso che teorema che mi serve?
Poi andremo a trovare il terzo lato, conoscendone due l'angolo compreso tra questi. Mi serve per quella distanza dopo un numero di ore diverse, non devo rifare tutto da capo. Io ho AB che vale la radice quadrata di VA delta T alla seconda più UB delta T alla seconda meno due volte VA delta T per UB delta T per il coseno di alfa. Qui dentro, nel primo, nel secondo e nel terzo termine, ho delta t alla seconda, delta t alla seconda qui, delta t alla seconda qui e delta t per delta t. Posso portarlo fuori dalla radice. E mi ritrovo con AB uguale a delta t per la radice di VA quadro più UB quadro meno 2 VA BB. Questo mi dice in generale quale sarà la distanza tra A e B dopo un periodo di tempo delta t, posto che le velocità dei due natanti siano VA e VB e che le loro rotte facciano l'una rispetto all'altra un angolo alfa. Nel nostro caso, questo vale in generale, è che le velocità ovviamente siano costanti. In questo caso AB uguale 3 ore per, abbiamo VA era 12 alla seconda più 15 alla seconda meno 2 per 12 per 15 per il coseno di 115 tutto espresso in miglia al quadrato su ora al quadrato, che poi fuori dalla radice verrà una velocità. Di conseguenza otteniamo, ecco, allora 12 alla seconda, 12 alla seconda più 15. Prego. Meno 2 per 12 per il coseno di 115. Bene. Sono 126.
6,84 km, 68 miglia e mezzo circa. Sono allontanate di parecchio. Delle sezioni di angoli e rettangoli è viene usato in astronomia. Non so se avete mai sentito parlare della parallasse, il modo in cui si misura la distanza dalle stelle. Supponete che questa sia l'orbita terrestre, per cui c'è la Terra, che è azzurro, qui c'è il Sole e qui c'è la nostra stella. Sapere qual è la distanza della nostra stella dal Sole. O della Terra equivalente. Per far questo si osserva l'astro in due periodi dell'anno distanti 6 mesi l'uno dall'altro, in modo tale che la Terra si trovi in posti diametralmente opposti rispetto all'orbita. Se la distanza della stella non è troppo grande, la osservo sotto angoli diversi. Se prendo qui davanti il cielo, un periodo lo osservo in questa direzione e l'altro nell'altra, perché la Terra nel frattempo si è spostata. Okay? Se conosco il raggio dell'orbita terrestre, il raggio dell'orbita è circa 150 per 10 alla 9 km, 10 alla 6, perdon. 150 milioni di chilometri. E conosco la differenza tra gli angoli lungo i quali vedo la stella in cielo, posso calcolare la distanza. Quest'angolo alfa si chiama parallasse. E si, un'unità di misura della distanza è un parsec. Chi ha mai letto qualcosa di fantascienza sicuramente non l'ha sentito parlare. Il parsec è definito come la distanza a S, questa distanza, per la quale la parallasse par è di un secondo d'arco. Un secondo d'arco, se alfa è un secondo, significa che l'angolo vale in gradi 1 diviso 3600, perché di secondi in un grado ci sono 60 volte 60, ok? Di conseguenza la distanza D, che è il cateto adiacente ad alfa mezzi, vale
il raggio dell'orbita terrestre diviso la tangente di alfa medio, alfa angolo di parallasso. Quindi qual è la distanza in chilometri corrispondente a un parsec? Beh, è il raggio terrestre diviso la tangente di un metro su 1 su 3600 gradi. Prego? Scusa, R. R raggio terrestre. Diviso la tangente di ci sono 6,2 circa per 3, 10 alla 8 milioni di chilometri per 10 alla 6 chilometri, quindi 6,2 per 10 alla 14 chilometri. Che corrisponde a circa poco più di 3 anni luce. Se alfa è sufficientemente grande, se la stella è molto lontana, alfa è quasi zero, non si riesce più a misurare. Sono domande, per oggi ci fermiamo qua.